Kaiser, Abate, William, Rosada, Decana, Max Red, Bartlett, Coscia, Passacrassano sono alcune delle tipologie di pere esistenti sul mercato, varietà che conosciamo bene perché la pera è uno dei frutti più usati da tutti noi. Attraverso la rubrica curata, come sempre dal professor Rocco De Prisco, conosciamo meglio proprietà e particolarità. La pera Decana è disponibile per 6 mesi all'anno, per esempio da gennaio a maggio e poi da ottobre a dicembre. La Abate da gennaio ad aprile e poi da settembre a dicembre. La pera Kaiser è disponibile sempre, la William da agosto a dicembre. Il consumo di questo frutto è attestato risalente a ben 3.000 anni prima di Cristo. La prima menzione della pera la troviamo in Omero nel poema epico di Odissea. Nell'antichità egizia la pera era sacra ad Iside, nel simbolismo cristiano appare in connessione con l'amore di Cristo per l'umanità. In Cina la pera è simbolo di giustizia, longevità, purezza, saggezza e buona amministrazione. Passiamo ai valori nutrizionali. 100 grammi di pere equivalgono a 45 kcal con 83 grammi d'acqua, 0,4 di proteine, 13 carboidrati, 2,5 di fibre e 13 grammi di zuccheri. La pera contiene inoltre piccole quantità di vitamina C, vitamina E, vitamina B e anche minerali. Pere che contengono tre principi attivi, lignina, sorbitolo e pectina. Le maggiori proprietà curative legate al consumo delle pere sono l'ipertensione arteriosa, il potenziamento dell'intelligenza. Una pera media contiene circa il 15% del rame quotidiano che risulta essenziale per il sistema nervoso centrale sano. Inoltre, la pera migliora tutto il processo digestivo. La maggior parte delle fibre presenti nelle pere è rappresentato da un polisaccaride non solubile che agisce come agente di massa nell'intestino, facilitando il passaggio del cibo. La pera è considerata un frutto brucia calorie, sebbene siano un frutto zuccherino. Rimane infatti tra i preferiti da chi si sottopone a diete, in quanto la presenza di fibre e potassio rimangono fattori ideali per accumulare zuccheri non di natura grassosi, ma che vengono metabolizzati dal corpo, riutilizzati in forma di energia fisica e mentale. Tra le avvertenze, quella di cercare di mangiare la pera lontano dai pasti a merenda, in modo che non entri in contrasto con altre sostanze ingerite a pranzo. Le pere, grazie alla presenza di uno zucchero chiamato fruttosio, aiutano a eliminare gli zuccheri in eccesso nel sangue, sono insomma adatte a chi soffre di glicemia alta. Inoltre aumentano l'immunità, migliorano la salute delle ossa e infine ecco come preparare una maschera di bellezza con le pere. Tagliate le pere a fettine, aggiungete qualche cucchiaino di miele, anche 3 cucchiai di yogurt e succo di limone. Frullare poi il tutto. Pulire e asciugare il viso, applicare la crema preparata sul viso eccetto vicino a occhi e bocca. Lasciare per 15 minuti, poi rilassandosi sul letto. Quindi lavare con acqua tiepida la faccia e osservate, la pelle è più liscia e levigata? La sentite meno grassa? Notate meno brufoli e punti neri? Beh, ad aver fatto effetto è proprio questo frutto che è sicuramente tra i più importanti che abbiamo sul mercato.